Qui siamo in una struttura dedicata alla post-produzione audio, alla composizione musicale, al sound design. Ci occupiamo di trailers, documentari, serie TV. Curiamo l'aspetto sonoro dal 5.1 stereo per diversi formati e lavoriamo a... La filiera produttiva ricopre vari aspetti della produzione sonora, anche dalla registrazione di sound design, quindi creazione sonora, fino alla finalizzazione del prodotto finale. Io ho scoperto Focal un giorno nella vecchia sede di Fox, perché oggi siamo nella nuova sede di Fox, e hanno portato questi due monitor per essere testati da noi. E io mi ricordo che stavo finendo un mix di un promo che avevo iniziato con un altro sistema audio e ho potuto provare il giorno stesso questi Nearfield, questi monitor. Devo dire, sono rimasto molto stupito perché ho iniziato a mixare su un sistema, poi sono andato a pranzo, perché noi in Italia all'ora di pranzo andiamo a pranzo, e subito dopo ho chiuso il mix e il mix suonava completamente in un modo differente e suonava molto bene. Nel senso che non mi ero accorto che nel vecchio sistema audio che avevo ci stavano comunque dei tagli fatti male, e il bilanciamento tra la musica e il voice over non era dei migliori, insomma, diciamo che ci si è aperto un mondo molto molto più completo di frequenze attraverso le Focal. Nel settore del broadcasting abbiamo necessità di avere un ascolto molto lineare, soprattutto per quanto riguarda le frequenze medio-alte, perché su quelle frequenze spesso interviene il voice-over, lo speaker. Quindi noi abbiamo una necessità molto forte di riuscire a far sentire bene la voce senza però dover creare un mix sbilanciato, ok? Quindi la voce deve essere assolutamente in primo piano, ma deve essere assolutamente inserita in un contesto sonoro, in una texture sonora molto precisa. Devo dire, le Focal in questo senso aiutano molto, perché hanno un'ottima resa, molto realistica, molto vicino a quello che è l'orecchio umano, proprio su quelle frequenze. Per noi è utile trovare immediatamente la giusta frequenza dove esaltare, soprattutto sotto i 120, sotto i 100, e incredibilmente le Focal riescono a reggere quel tipo di pressione sonora. Quindi sicuramente nel lavoro giornaliero ci facilita moltissimo la fase di mix. La prima impressione è stata sicuramente quella di un suono molto compatto, ho un'ottima risposta ai transienti. Adoro il Focal, il Twitter Focal è qualcosa che a me fa impazzire, perché restituisce una risposta sulle alte frequenze molto, molto piacevole, vellutata, ma nello stesso tempo analitica. E nello stesso tempo anche una risposta alle basse frequenze, molto decisa, ferma, controllata. E questo aspetto mi ha colpito molto, perché pur essendo un monitor Nearfield, però ha un suono bello corposo, completo, ricco di sostanza, insomma, e questo è un aspetto importante. Avevamo una particolare esigenza, quella di poter lavorare in open space con la stessa affidabilità del nostro studio. Quindi ci è stata suggerita appunto Focal, perché con il modello Clear riusciva a soddisfare queste esigenze. Io inizialmente ero un po' scettico sull'utilizzo delle cuffie aperte, perché credevo che potesse dare fastidio o comunque sia potesse essere problematico per la lavorazione insieme ai nostri collaboratori. Poi devo dirmi che mi sono ricreduto, perché le trovo assolutamente affidabili e sono appunto molto confortevoli e hanno un'ottima qualità audio. Avere lo stesso, the same sound from all system, beh, è molto importante soprattutto quando si deve lavorare spesso in cuffia. È importante sapere che poi c'è un riferimento sul Nearfield, molto importante, perché spesso quando si lavora in cuffia poi vai su un impianto Nearfield ed è completamente differente.
e invece si sente che evidentemente ci sta una linearità nel suono e dalle cuffie e dal Nerfield. Secondo me significa, per me significa lasciarsi trasportare dalle emozioni che il suono e la musica suscitano in una persona. Quando poi questo è possibile farlo con dei monitor di qualità che amplificano questa sensazione sonora, questo coinvolgimento, ovviamente risulta tutto più facile e sei proprio coinvolto emotivamente dal suono che ti arriva addosso e ti crea queste emozioni belle e forti.